Centro Pedalando, il progetto CSV continua qui ad Amandola. Sì, il CSV vuole essere vicino ai territori, soprattutto ai territori colpiti dal sisma. E Amandola è una città che è piena di associazioni e quindi noi vogliamo essere vicino a queste associazioni. Un evento oggi che ci permette di scoprire le bellezze del territorio, andare all'interno del parco dei Sibillini. Il CSV vuole essere un agente di sviluppo e questa penso sia un'iniziativa molto significativa in quest'ottica. Ecco. Collaborazione con il comune, un'associazione sportiva e poi la fondazione, quindi una sinergia completa. Assolutamente, il rapporto con le fondazioni per noi è centrale, con gli enti pubblici, con il comune appunto, e oggi tra l'altro andiamo a visitare, a rivedere questo auditorium che è stato in qualche modo ripreso alla fondazione, è stata ridata nuova vita e il CSV in questo vuole essere vicino anche a questi enti, vuole far riscoprire al territorio, alle persone, al comune l'importanza di ritrovarsi e infatti questo auditorium sarà un hub in cui le associazioni si vanno a ritrovare, a incontrare e a creare anche nuove idee, nuove forme di vicinanza alle persone. Sicuramente vogliamo essere un agente di sviluppo, vogliamo essere vicini ai territori, alle associazioni e alle persone. E il progetto Centro è un progetto che da 3 anni sta vicino alle zone colpite appunto dal sisma, alle associazioni che qui lavorano. E il nostro obiettivo, il nostro futuro è sicuramente quello di proseguire in quest'ottica di vicinanza ai territori e alle associazioni. È stata una bella collaborazione quella col CSV e quando ci siamo sentiti mi è subito piaciuta l'idea e ho accettato di collaborare. Perché questo progetto proprio cerca di riportare quel turismo che in montagna diciamo, è andato un po' a scendere dopo il terremoto, anche se in Amandola a livello turistico è sempre abbastanza un percorso sviluppato da tempo, ma ben vengano tutte queste iniziative per far conoscere questi nostri territori che sono molto, molto belli. Diamanti a tavola, eccellenze enogastronomiche, tanta cultura e oggi anche sport. Sì, esatto, tra circa un mese, dal 1, 2, 3 novembre e poi l'8, 9, 10 ci sarà Diamanti a tavola e a livello enogastronomico è sempre un turismo che bisogna incentivare perché qui da noi è un bel biglietto da visita, è una festa che va avanti da molto tempo, da diversi anni, e l'unione tra sport e enogastronomia diciamo, è quel turismo che privilegiamo. Associazioni di Amandola, specialmente quella che oggi ha collaborato con il CSV per tutta l'organizzazione, è quella del Bici Club Sibillini. E le associazioni stanno sempre diciamo sviluppo qui in Amandola e cerchiamo sempre di collaborare anche noi come amministrazione e speriamo che si allarghino sempre di più e ci sia un'affluenza sempre migliore. La Fondazione Cassa Risparmio di Ascoli Piceno collabora ovviamente con il Centro Servizi Volontariato in quanto tutta l'attività della Fondazione o quasi tutta è rivolta al terzo settore, quindi alle associazioni e a chi e ai progetti soprattutto che coinvolgono delle reti di associazioni, quindi parliamo di in questo il CSV ha un ruolo determinante in tutta questa attività, in questo impegno e soprattutto qui in Amandola dopo aver riusciti a ristrutturare questo locale, questo auditorium. L'idea è quella di creare un centro di aggregazione per tutte le attività che riguardano il terzo settore, in cui la Fondazione può essere coinvolta, ma soprattutto in cui possono essere coinvolti tutti gli attori del volontariato e quindi creare un hub, oggi si dice così, no? Per tutte le attività, in modo che tutti si possano incontrare e soprattutto che ci sia quella fusione fra le varie attività di volontariato. In realtà in passato c'è stata già un'esperienza pilota in questo senso ed è, a mio modo di vedere, è riuscita. Cercheremo di replicarla, ovviamente con l'aiuto di tutti, con la collaborazione di tutti quanti. Non vogliamo assolutamente imporre nulla, anzi vogliamo essere ascoltatori di un territorio che ha bisogno di soluzioni e su questo ci siamo come ci siamo sempre stati. Abbiamo riunito col CSV Marche, quindi grazie alla collaborazione anche del Comune Città di Amandola, quindi all'amministrazione comunale, questa manifestazione turistica, no? Dedicata poi al territorio, al nostro territorio. E niente, faremo vedere
diciamo, ai partecipanti, che sono circa una trentina, i nostri territori, i nostri sibillini, anche le attività che sono in essere qui, diciamo, nel territorio. Visiteremo un'azienda agricola e poi percorreremo quei borghi anche storici che si trovano sotto ai sibillini, che poi hanno subito gravi diciamo, danni post sisma del 2016 e adesso stanno piano piano riprendendo anche con l'apertura di nuove attività. E poi termineremo il percorso alla panoramica e bellissima piana di Campolungo, dove c'è la riattivazione del nuovo rifugio. Percorsi per tutte le età, per tutte le difficoltà? Allora, i percorsi, la fortuna nostra è che abbiamo nel territorio bellissimi percorsi, quindi ovviamente stando sotto i sibillini c'è una rete di percorsi di circa 40-50 km, quindi abbiamo diciamo percorsi di tutte le fattispecie, che siano semplici, percorsi gravi, quindi su strade bianche. Poi abbiamo percorsi anche più impegnativi in mezzo al bosco, quindi un po' più da enduro, quindi anche trail un po' più spinti. Tanto che poi il 13 ottobre avremo anche una gran fondo, quindi una manifestazione, una gara proprio agonistica, e siamo in fase di preparazione.